La risposta nazionalista di Farage al discorso di Juncker, incentrato sul valore di un patriottismo europeo, non si fa attendere. L'ex leader dell'UKIP ha regalato al presidente della Commissione europea le calze Union Jack con la bandiera inglese e ha commentato: ha incentrato tutto sul potere senza riconoscere che c'è un crescente malcontento. Ci ha lanciato un appello ad essere patrioti a livello europeo e a non esserlo invece a livello nazionale. Sull'immigrazione Juncker ha proposto il rafforzamento della Guardia di Frontiera e Guardacoste europee, la creazione di un'agenzia europea per l'asilo e l'apertura di via di immigrazione legale verso l'Europa. Discorso molto prevedibile, non c'è nulla di nuovo. Alcune delle proposte, come quella di rafforzare i confini esterni, anche se buone, arrivano troppo tardi e risultano difficili da attuare. Così commenta l'eurodeputato conservatore polacco Le Gutko. La sinistra UE resta critica sul discorso di Juncker, mancano riferimenti alle politiche sociali, alla solidarietà e alla sicurezza sociale per il futuro dei cittadini europei. Abbiamo parlato solo di difesa, dobbiamo essere più forti nel mondo, dobbiamo parlare una sola lingua, così saremo più rispettati, afferma l'eurodeputata tedesca della sinistra UE Zimmer, e ha dimenticato che prima di tutto ci si deve conquistare il rispetto dei nostri cittadini.